Con la famiglia Vetturri, presidente e direttore generale. Con Flavio, insomma, c'è un rapporto che va avanti da anni direi di amicizia al di là del rapporto lavorativo, quindi ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo una visione di calcio molto molto simile, che credo sia uno dei motivi per i quali io sto a Trastevere, insomma, nel momento in cui Flavio decide di prendere più la direzione generale che quella sportiva, credo che questo sia stato un fattore determinante per la scelta, per la mia scelta. E col presidente ci stiamo cominciando a conoscere da qualche mese. Credo che ci sia una stima reciproca, quantomeno da parte mia c'è una grossa stima nei confronti del Presidente. Trastevere è una realtà con delle peculiarità tutte sue, che va conosciuta bene, non studiata, ma va interpretata, perché comunque sia è una società che, a differenza di moltissime altre, è una società che economicamente tira fuori quello che entra dal Trastevere, quindi è una società che si autofinanzia e che cresce con le proprie forze, che è una cosa fondamentale per far sì che questa sia una società che sono 13 anni che fa la Serie Infatti D. un ottimo settore giovanile, C'è forte trend. sicuramente un grosso, Sostenibilità, un bravo, esempio di sostenibilità siccome si sicuramente. parla tanto, e proprio lì volevo arrivare, si parla tanto di sostenibilità nel calcio, l'agenda 2030 sulla sostenibilità e su tutto, quando poi ti rendi conto che probabilmente stiamo andando, soprattutto dopo questa riforma, in senso completamente opposto, Sì. perché io di sostenibilità nel calcio in questa categoria non ne vedo assolutamente, non c'è più sostenibilità. Si parlava 2 o 3 anni fa di una serie di elite con una diminuzione dei gironi, una crescita delle piazze. Io credo che ci si arriverà per autodistruzione finanziaria di moltissime società, perché questo è l'impatto che sta avendo in questo momento il calcio di Serie D. Non c'è più la possibilità di fare il tipo di campionato che vogliamo fare noi, che stiamo cercando di fare noi, che noi giochiamo con 2-2007 titolari dalla prima giornata, abbiamo una panchina completamente Con l'allenatore 2006-2007, giovane. un allenatore e uno staff che proviene dal settore giovanile, preparatissimi, bravissimi, pignolissimi. Oggi, ieri abbiamo vinto, stamattina stanno già tutti quanti al campo, già avevano preparato tutto per la settimana, è uno staff Però lo puoi fare meraviglioso. perché è Trastevere. Bravissimo, lo puoi fare perché è Trastevere, ma lo puoi fare ancora per quanto tempo? Perché mentre quella che è la base economica del Trastevere, che come ripeto è ciò che il Trastevere crea a livello economico, che non è che tutti gli anni può crescere, cioè non è che quest'anno il Trastevere ha un indotto tra scuola calcio, bar e tutto, dicono, che ne so, una cifra 100 e investe 100, non è che il prossimo anno miracolosamente questo indotto diventa 10.000, rimane 100. Se tutto ciò che circonda l'ambiente calcio e questa categoria in particolare continua a crescere a dismisura, pur non essendo sostenibile, perché abbiamo tantissimi esempi di società che one shot, one kill, mi gioco una fiche sull'unico anno, provo a vincere il campionato, poi ne vince una sola, non ci riesco, che succede? Muoiono, Bravissimo. certo. Il Trastevere non è così, però poi ti trovi a competere con società che magari invece vanno a fare il passo più lungo della gamba, vanno a fare Ti rovinano il investimenti, mercato poi, no? ma ti Te che fai il rovinano direttore pure, tutto. vabbè, anche le ore di mercato poi diciamo che diventa difficile, Diventa difficile, io no? ripeto, ho la Prendere. fortuna, noi abbiamo avuto un esempio l'anno scorso di una difficoltà di mercato iniziale importante. Quest'anno ho vissuto il contrario, nel senso giocatori che pensavo di non riuscire mai a prendere, devo essere onesto, o a mantenere anche dagli anni precedenti, invece sono rimasti perché o sono venuti, perché comunque è una società Perché è che Trastevere, esattamente. che si è Che creata negli anni si è negli creata una anni, certa che non è poco, attendibilità, serietà. è importantissimo perché è quello che ti permette di colmare quel gap che puoi avere. Noi andiamo a giocare contro il Guidonia con una squadra di ragazzini, noi e con dei cambi, perché poi a noi ci bastano 2 o 3 infortuni, la nostra rosa è necessariamente più corta di quella degli altri. E abbiamo fatto un'ottima figura, ti fanno i complimenti anche quelli del Guidonia, giochi con la Puteolana, ti fanno i complimenti anche quelli della Puteolana, poi vincono loro, per È carità. chiaro. Però Però Valerio, ecco, ricordiamo pure anche i primi anni, qualche anno fa, sì, che vabbè. Trastevere ha provato addirittura a vincere per 2 anni Ma è di proprio lì se ne si è reso conto che comunque sia, non ne vale neanche la pena, perché serie. comunque gli investimenti del Trastevere sono calati. Cioè, io penso al Trastevere dei primi anni di Serie D,
spendeva di più di quello che sicuramente avrà speso quest'anno per i giocatori. Perché? Perché se ti rendi conto anche che la tua dimensione è questa, ragioni per una salvezza tranquilla e valorizzare più giovani. Quindi tu invece arrivare quarto o quinto, che fai playoff, tanto non ti serviranno a te Trastevere, tu invece fai un campionato più tranquillo. Dobbiamo andare un po' più veloci.